Vi siete mai accorti di quante immagini dipinte ci circondano? È per questo che sono qui. Io sono curatore d'arte in una galleria. Scelgo cioè le opere che gli altri andranno a vedere. La mia missione è segnalare cosa vale la pena guardare e spiegare perché l'arte è così importante. Perché è provocazione, sfida e gioia. Cambierò il vostro modo di osservare le cose. Partite con me per questo viaggio nella creazione artistica. Vedrete il mondo con occhi diversi. C'è un genere di pittura che spesso lascia interdetto lo spettatore. È l'astrattismo, che a prima vista sembra non ritragga niente. Qual è allora il suo obiettivo? Guardare un'opera astratta significa trovare pensieri, passioni, gioia. Insomma, tutto ciò che cerchiamo in un dipinto. Ma siccome sembra che non raffiguri nulla di reale, come persone, luoghi o oggetti, è difficile da comprendere. Quindi davanti a un quadro di questo genere, cosa crediamo di vedere? Molti perdono la pazienza. Questa è una copia di un quotidiano nazionale che dedica molto spazio all'arte, al punto che oggi offre non una, ma ben due storie di animali piuttosto particolari e il loro diretto rapporto con l'arte. Infatti pare che un cavallo che si chiama Collar e l'elefante preferito dello zoo cittadino si siano dati all'arte astratta. Sono anni che va avanti questa diatriba, da quando è nato l'espressionismo astratto. Ciao, Burma! La conclusione è sempre la stessa. Molte persone non danno il giusto valore a questo genere di pittura. Di conseguenza credono che possa essere alla portata di chiunque. Bambini, scimmie ed elefanti. Dai, Burma, facci vedere. L'arte astratta è spesso oggetto di controversie. Molti rimangono interdetti quando sentono di cifre esorbitanti sborsate per dipinti apparentemente privi di significato, specie se si tratta di soldi pubblici. Gli australiani sono quasi insorti quando il governo decise di acquistare Blue Poles di Jackson Pollock per oltre $1 milione. Lo stesso successe quando la Galleria Nazionale del Canada a Ottawa spese $1,8 milioni per Voice of Fire di Barnett Newman, una tela composta da 3 strisce di colore. Burma, ma sei bravissima! Sembra il disegno di un bambino. È vero! In effetti non è male, ma sarà abbastanza bello da valere $1 milione? Oh, grazie, Burma. Che cos'è che rende questi dipinti astratti così inestimabili? Sicuramente portano un messaggio. Brava! Bene, questa sarà la mia missione di oggi. Aprire un varco nelle barricate e guardare insieme attentamente alcuni dipinti che non raffigurano niente, ma che in realtà dicono molto. Ma prima di rompere gli argini, permettetemi un cenno sulle origini dell'astrattismo, più antiche di quanto crediate. Questa corrente pittorica è piuttosto recente, nasce infatti più o meno un secolo fa. Ma per arrivare all'evento che ne decreta l'inizio, dobbiamo andare indietro di qualche anno, e precisamente nel 1839, quando un pittore di nome Paul de la Roche affermò: da oggi la pittura è morta. E l'assassino che l'avrebbe uccisa era la fotografia. Nelle sue opere, De La Roche dipingeva persone e luoghi reali. E all'improvviso nel suo mondo irruppe un nuovo tipo di immagini, le fotografie. Con il loro avvento, i pittori iniziarono a sentirsi di troppo. Perché trascorrere giorni interi a riprodurre un'immagine se una macchina lo fa in un flash? Così gli impressionisti iniziano a dipingere il mondo con i loro occhi interiori, invece di riprodurre ogni dettaglio in modo realistico, evidenziando materialmente lo spessore della pittura con esplosioni di colori mescolati tra loro. L'interpretazione dell'artista si concentra nel rappresentare luce e movimento, abbandonando la visione in sé del mondo. L'astrattismo e il suo particolare stile si afferma con l'avvento del XX secolo e può essere considerata una delle più grandi avventure dell'arte moderna. I primi a intraprendere questo viaggio sono stati i fauvisti. I loro quadri sono una festa per gli occhi. Anche Henri Matisse dipinge un mondo pieno di colori dove le pennellate fluttuano in libertà.
La pittura, nonostante tutto, continua a esistere. Anzi, sembra essere più viva che mai. Finché non arrivano i cubisti. Pur minimizzando i colori, questi artisti danno il via a un nuovo modo di concepire lo spazio. Capovolgono i soggetti, scomponendoli e ricomponendoli secondo un ordine diverso. Il loro messaggio è far comprendere che la vita è molto di più di quello che appare. Non dipingono semplicemente il mondo per ciò che sembra, ma utilizzano la pittura per allargare i nostri orizzonti, le percezioni, le emozioni, e cercano soprattutto di esprimere, attraverso i colori, il mondo dei concetti e delle idee. Ma come si fa a riprodurre un'idea, dipingendo un'opera che non raffiguri nulla? Nel 1915, un pittore russo di nome Kazimir Malevich trova una prima risposta. In un momento in cui cova la rivoluzione per sovvertire il vecchio ordine, l'artista decide di non farne la cronaca. La sua rivoluzione è quella di liberare la pittura dal mondo concreto, rappresentando i sentimenti con un quadrato nero e il nulla con una cornice bianca. Questa è l'opera che dà inizio all'astrattismo. Malevich aveva inventato un nuovo stile, sollevando una questione che da quel momento in poi avrebbe ossessionato tutti gli artisti. Che altra direzione può prendere l'arte ormai spogliata di tutto? La visione di un dipinto astratto stimola un sentimento di inquietudine come farebbe un urlo in piena faccia. E da ciò scaturisce il sospetto che gli astrattisti dipingano così perché in realtà non sanno dipingere. Ma vi svelo un segreto. La verità è esattamente l'opposto. Sanno dipingere, e in modo ricco e pieno di significati. Il pittore astrattista più famoso del XX secolo è senza dubbio Piet Mondrian, conosciuto per gli oceani, gli alberi e i palazzi. Ma un bel giorno si converte all'astrattismo, e non per lasciarsi il mondo reale alle spalle, ma per entrarci dentro ancora più profondamente con tutta la sua sensibilità. Mondrian inizia a riprodurre un albero o un fiore fino all'ultima foglia o petalo, per poi strappare via tutto e rivelare la struttura interiore del soggetto. Più tardi dipingerà la luce e lo spazio che definiscono l'albero, e così andrà avanti, semplificando il mondo attraverso il nero e il bianco, il rosso e il blu. Non è quindi la raffigurazione di un solo albero, ma dell'equilibrio che regola l'intera natura. Ma anche le opere astratte del nuovissimo mondo sono ispirazioni provenienti dalla realtà. Milan Mrkosic dipinge buildings, palazzi, nel quale pulsa la frenesia della vita urbana. Il dipinto evoca il caos cittadino con blocchi di colore che appaiono come incontrollabili. Ispirato dalle fronde di felce in fioritura dell'arte Maori, Gordon Walters ricrea le loro forme secondo il linguaggio modernista, tramite un gioco di simmetrie e ombre che dà vita a opere in cui l'equilibrio è sovrano. Per questi artisti, l'importante è avvicinarsi al mondo senza ingabbiarlo. Ed è un pittore di questo tipo che stiamo andando a conoscere, Jeffrey Thornley. Per me, i suoi dipinti racchiudono tutta la bellezza e complessità di questo stile apparentemente semplice. Jeffrey è un artista con un talento speciale nel dipingere tracce, veli e trasparenze. I suoi dipinti sono calmi, acuti, ma anche impegnativi, ed esigono che lo spettatore li osservi senza distrazioni, soffermandosi attentamente sulle sue superfici, spesso completamente bianche. Questi non sono quadri bianchi, non riproducono il bianco. Vogliono rappresentare la bellezza, il trionfo della luce, che è tangibile, palpabile, quasi concreta. Jeffrey rappresenta la luce con grande sapienza e sensibilità, perché per lui, dove c'è luce, c'è vita. Questi dipinti sono il tentativo di catturare quel qualcosa di estremamente fugace e indefinibile che osserva noi. Esattamente. E anche il mondo, o la luce. Proprio così. Hai colto il punto. Dagli ocra autunnali agli esuberanti verdi della primavera, i dipinti di Jeffrey celebrano il senso profondo della natura, come se l'artista volesse catturarne lo spirito con la leggerezza del vento che agita le foglie. Quando alzo gli occhi e guardo fuori, spesso mi fisso a guardare le foglie che si muovono tutte insieme, ma in modi diversi, a un ritmo tale che è impossibile non pensare, oh, quanta armonia. La vita
in un quadro è essenziale, è tutto. Con i pennelli, Jeffrey prova a catturare la vita. Non dipinge il mondo come appare, ma come lo si dovrebbe percepire in una bella giornata. Questo è un dipinto cruciale che ha una sua direzione precisa. È il risultato di due sessioni di lavoro. È spontaneo. L'ho intitolato Vedere ciò che tu vedi. Vedere ciò che tu vedi. Mi piace nel titolo la parola tu. Non è vedete ciò che vedo io artista, ma cosa vedono gli altri. È come se tu ti rivolgessi direttamente allo spettatore. È vero. Mi è venuto pensando ad una frase piuttosto celebre sulla natura che dice vedi ciò che credi. Molte persone vedono solo quello che decidono di vedere. Quando ammirano un quadro lo fanno con la loro idea in mente. E io cerco sempre di destabilizzare. Bisogna liberarsi dei preconcetti, estraniarli dall'equazione, così lo spettatore può ammirare l'opera davanti a lui con una mente libera. Spesso lo spettatore, non conoscendo l'opera astratta, non sa se gli piacerà o meno. E in questo caso sarà ancora più difficile comprenderne il messaggio. Così l'artista deve trovare un modo per destare la sua attenzione. Io ho dedicato tutta la mia vita ad attirare un certo tipo di pubblico. Non so se mai riuscirò o fallirò. È un rischio che ho deciso di correre. E aumenta nel momento in cui l'opera viene esposta. Perché è pittura astratta. Il rischio è molto alto. Se l'opera non piace, non te la cavi dicendo è evidente, è un cavallo che corre sulla spiaggia. Quest'arte è molto vulnerabile ed è estremamente facile perdere un'opera. La gente non sa con che facilità possa accadere. Se dipingo un soggetto e per qualche motivo esagero, rischio di annientarlo. Gli strati e i colori sono bilanciati con tale maestria che una sola pennellata sbagliata potrebbe rovinare tutto. Questo accade perché la mano dell'artista è cambiata. L'atteggiamento del corpo dell'artista verso la tela è cambiato. E nel risultato finale si vede. Questi dipinti, come ho già detto, sono molto sensibili. Anche quando scelgo di tracciare una linea, devo stare attento a come farla entrare in contatto con il resto. Perciò utilizzo delle matite. Allora sei come un mago che vuole ricreare il potere dell'illusione, svelando poi il segreto del trucco. Infatti nel dipinto si possono rintracciare le linee della bozza. Sì, è quello che ti dicevo prima. Fatti guidare da ciò che vedi e vivrai un'esperienza fantastica. Non c'è dubbio. Più a lungo guardi queste opere e più ne cogli i significati. Lo spettatore viene catturato dalle sovrapposizioni cromatiche di questi dipinti. Accumuli di colore, pennellate a piombo, come una eterna danza tra superficie e profondità. E quando ci si avvicina al dipinto, si percepisce non una scena, ma mille atmosfere e il ritmo contenuto nel mondo della natura. In questo dipinto ci sono molte pennellate verticali, in contrasto con quelle orizzontali, che armonizzano il tutto. In primo piano si vede solo colore, creazione di strati cromatici e l'impronta delle setole del pennello. Da lontano si coglie come il respiro e l'atmosfera della natura, molto più difficili da riprodurre. Esatto. Le opere di Jeffrey sono come campi disseminati di piccoli eventi. Se distogli lo sguardo, ti sembra quasi che lo scenario cambi, come un paesaggio col passare delle ore. La chiave delle opere di Jeffrey è la sua passione per i giochi di luce. Ma immagini come la luce che si riflette sull'acqua o le nuvole che navigano nel cielo. Per me rappresentano, senza alcun dubbio, il capolavoro della pittura astratta. L'artista non ha rappresentato una semplice illustrazione o imitazione del mondo che ci circonda, ma ha prodotto un'opera d'arte che allo stesso tempo possiede una vita propria, un'anima reattiva, viva e piena di luce. Una volta, i pittori erano costretti alla rappresentazione fedele del mondo. Ma da quando esiste la fotografia, è in atto una sorta di liberazione. Gli artisti rappresentano il mondo in modo astratto, dipingendo l'essenziale e ribaltando l'immaginario collettivo su tutto ciò che è stato utilizzato fino a quel momento. Ma che succede se la pittura si riduce a una semplice tela bianca? L'astrattismo è un'arte così essenziale che è difficile raffinarla, ridurla o limarla. Questo era l'obiettivo degli astrattisti, ma anche uno dei più grandi rammarichi dello spettatore, perché sembra che si opponga a tutto ciò che sappiamo del mondo, scuotendo scetticamente il capo. No ai corpi, no alla bellezza, no anche alla ricchezza nel mondo.
anche se in realtà quest'arte è molto più generosa di quanto non sembri. Ora vi mostrerò una serie di dipinti astratti piuttosto recenti che sono certo vi sorprenderanno. Questi dipinti, che sembrano i più semplici, i più essenziali, il nulla più totale, sono in realtà carichi di immagini del mondo materiale. Il dipinto Search, la ricerca, di Louis Fong, può non comunicare nulla se visto da lontano. Ma da vicino le sue ombre di grigio formano un qualcosa di fantastico. Un telescopio futurista, bolle di acqua o aria, un organismo monocellulare visto attraverso la lente di un microscopio. E Julia Morrison carica di immagini reali non uno, ma migliaia di quadri astratti. Questi che vedete possono sembrare dei semplici colori su una tela, ma rappresentano immagini molto reali. Piombo, cenere, argilla, escrementi, sangue, sale, argento e oro. Una scintillante parete di materia umana. Anche Stephen Bambury introduce scorci di mondo reale nelle sue opere astratte a partire dal 1990. Questa oggi è la Ginseng Gallery. Una volta in questa stanza c'erano delle rotative. Le macchine da stampa qui lavoravano senza sosta. Oggi si presenta come uno spazio nudo sulle cui pareti i dipinti di Bambury sembrano come galleggiare. Le forme sono chiare, pulite, sfiorano la perfezione. Sono simili tra di loro e manifestano un legame inaspettato con il passato industriale. Grazie al suo straordinario senso della superficie, Bambury conduce queste opere nel mondo materiale in cui viviamo, attraverso pennellate rossoruggine, cicatrici e imperfezioni. Questo concetto è riassunto dall'opera affissa all'ultima parete, nella quale Stephen ha ricavato la pittura da un materiale abbastanza insolito, limatura di ferro arrugginita. E in questo dipinto è come se il passato industriale di questo edificio riaffiorasse attraverso la superficie pittorica, corrodendo il suo colore originario, il rosso. Qui avviene l'incontro tra puro e ruvido, e il risultato è assolutamente stupefacente. Ma tra questi lavori ce n'è uno che si distacca da tutto il resto. Un'opera che sembra tornare indietro di centinaia di anni, al premio Eureka per l'astrattismo. Le forme che Stephen utilizza in questi dipinti ci rimandano ad altre forme che possiamo considerare forse le più famose nella storia dell'astrattismo. In molti di questi dipinti, infatti, c'è una sorta di eco delle griglie di Mondrian degli anni 30. E in questo lavoro in particolare, anche dei rimandi al Malevich degli inizi del XX secolo, con le sue croci e i quadrati bianchi. Malevich lancia la pittura bianco su bianco con la sua leggendaria opera White on White. E poco dopo averla concepita, ne decretò subito la fine. Che cos'altro si può fare con il bianco? Ma Malevich utilizza la luce per trasmettere sentimenti come infinito e trascendenza. E nel fare ciò, apre le porte a un nuovo modo di creare. Oggi, all'Art Space, l'artista di Oakland, Gina Shin, è al lavoro per intraprendere questa nuova strada. La pittura di Gina è a muro, ma non è quel tipo di pittura che urla per conquistare la vostra attenzione. Dovete fermarvi per apprezzarla. L'artista sta dipingendo questo immenso muro di bianco. E ogni tono di bianco viene addirittura numerato, per cui non ne avremo solo uno, ma cinque. Le pennellate sono imprecise, i dettagli sorprendenti, e le raffinate differenze tra i bianchi sono cruciali per creare non solo l'immagine voluta, ma anche le giuste emozioni. Che cosa è stato rappresentato qui? Molto più di quanto non crediate. Se mi avvicino a questo muro apparentemente piatto, si svela ai miei occhi un mondo sorprendente. Vedo forme generate da altre forme. La pittura assume contorni più spessi, come una specie di cresta che cattura la luce esterna. Le sfumature di bianco sono lievi, quasi impercettibili. Ma con la luce, il semplice muro bianco genera un'infinita cascata di forme. Perché creare forme e diverse tonalità di bianco? Andiamo subito a chiederlo all'artista. Ciao, Gina. Justin. Come va? Nelle opere di Gina, le forme si aprono come una sorta di ventaglio, creando i più svariati disegni, come questi cristalli che invadono lo spazio. I tuoi dipinti hanno forme piuttosto geometriche. Qui non è rappresentato il mondo reale nel senso più comune del termine. Non ci sono oggetti animati, persone o paesaggi. Da dove prendi l'ispirazione? Mi ha sempre appassionato l'idea del nulla, del vuoto, dell'infinito. Ma c'è un altro interesse che affiora dalle sue opere. Tutti questi angoli che continuano a ripetersi su questa tela, come nascono? Per crearli utilizzo dei fogli piegati. Si ispirano agli origami, quindi?
Beh, in un certo senso sì, perché anche noi siamo spesso piegati e ognuno di noi in modo diverso. È la complessità della vita umana che ci spinge a farlo. Piegare, dischiudere e dipingere per attirare l'attenzione su cosa nasconde l'esistenza. Gina sembra voler esplorare uno dei misteri più profondi dell'universo attraverso queste sequenze di sfumature di grigio, l'infinito potenziale di ogni singola forma. All'inizio ho cominciato col produrre una serie di dipinti basati proprio su questa forma alla quale sto lavorando da circa 10 anni ormai. Sempre la stessa forma da 10 anni? Esatto. I dipinti che ho prodotto si basano tutti sulla stessa forma. Capito. Non sono delle semplici forme. Gina vuole dipingere il cambiamento e la trasformazione inesorabile delle cose. Sono sempre stata molto interessata al processo del divenire, ed è anche la luce stessa che fa mutare i miei lavori. È quello che succede qui, non è vero? Con questo continuo movimento delle nuvole. Quella forma prima era totalmente invisibile per me, ma poi si è rivelata da sola all'improvviso. Quindi la luce per te è un elemento cruciale. Sì, è abbastanza importante. La comprensione dell'opera deriva solo da un'attenta osservazione e la luce determina la relazione tra visibile e invisibile, tra visto e non visto. Le opere di Gina sono ipnotiche. Trascorrere del tempo ad ammirarle infonde calma. Sembra che continuando a guardare, tutti i misteri del mondo prima o poi vengano alla luce. Sono sempre stata interessata alla possibilità che una superficie bidimensionale può creare, generando qualcosa di complesso con qualcosa di semplice. Gli imponenti dipinti di quest'artista potrebbero sembrare insignificanti, ma prendendovi del tempo inizierete a vedere ombre, forme e sfumature di grigio che sono il modo in cui la luce dà forma allo spazio. Questi dipinti sono un incrocio tra una lezione di geometria, la forma di una nuvola, un foglio di origami pitturato e molto altro ancora. Ciò che Gina Shin vuole esprimere è l'importanza di vedere la vita con attenzione, anche quando, e direi specialmente quando, sembra non esserci niente di interessante da vedere. La pittura astratta può sembrare di difficile comprensione, ma uno sguardo più attento farà scoprire mondi densi di significato. Questi dipinti sono pieni di vita. Quello che sembra l'angolo più limitato, insignificante e infido dell'arte moderna nasconde un arcobaleno di ricchezza, colore e cambiamento. La giornata è finita e dobbiamo lasciare i nostri quadri bianchi fatti di niente per tornare in questo mondo rumoroso, impuro e affollato. Ma almeno avremo le idee più chiare e gli occhi più attenti. E se siamo fortunati, anche lo spirito. E credetemi, non è cosa da poco.